Come detto, andiamo adesso a collegarci con il ristorante Belvedere di Monte San Savino, dove per noi c'è l'oste Massimo Rossi e oggi ci presenta un evergreen. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ciao. Allora Massimo. Ciao, siccome si parla sempre. Bene. Ecco, noi volevamo, come sempre in questa rubrica, proponiamo delle ricette facili, veloci, stagionali, però adesso abbiamo detto perché non proporre, abbiamo scelto insieme a Massimo Rossi, un qualcosa che è un sempreverde, un evergreen, come la maionese, un grande classico che però appunto c'è bisogno di manualità e di conoscere un po' gli ingredienti, ma il nostro Massimo Rossi ci ha veramente detto che lo possiamo fare tutti, quindi io sono qui ad ascoltarlo con questa ricetta in pochi minuti della maionese. Vai Massimo. No, perché a me capita che gli ospiti chiedono: scusi, ce l'avete la maionese? Scusi, la maionese è un c'è, la maionese si fa, perché ci vuole più a mettersi pronti per farla che per realizzarla. Ma anche perché ovviamente è una maionese che è al gusto è buonissima e la potete provare. Una volta che hai assaggiato questo, sicuramente le altre confezionate ti piacciono molto meno, diciamo, bene, ma è talmente semplice e banale. Ti faccio un esempio. Allora, vediamo i tuoi ingredienti pronti sul tavolo, sì. Quindi l'importante è detto un uovo. Ok. Io utilizzo un olio di semi di girasole spremuto a freddo biologico. Perché? Perché o se no devi trovare un olio che sia talmente gentile che non influenzi eccessivamente, perché ci si mette un nostro olio appena franto e sa d'oliva e basta. Certo, no? Quindi olio di semi di girasole in questo caso. Sole, sì, in questo caso spremuto a freddo biologico è perfetto, bene. Poi non farti fregare dal colore, ma questo è un aceto bianco, solo che questo è invecchiato 25 anni, bene, e ha perso la forza acetica, ma c'ha tutta un'aromaticità che influenzerà poi dopo anche la maionese, perché a me la maionese piace più con l'aceto che non con il limone, però ognuno ci può mettere anche il limone, o mettere che tu vuoi, un pizzico di sale. Un pizzico di sale e siamo a posto. Ora ci serve poi la manualità. Prendi un uovo, prendi un uovo, deve essere ovviamente pastorizzato, nel mio caso, perché è meglio essere sempre sicuri, specialmente con le uova non si scherza, no? Poi dice, la maionese si fa con i tonni. Un mio vecchio maestro mi faceva sì, e le chiare tu la buttavi via. Bene? Prendi quindi questo, l'uovo poi lo teniamo tutto, non buttiamo via tutto, nulla. Tutto. Lui anche la crema dice sì, e butti via le chiare. E era uno famoso, senso. Poi prendi un pizzico di sale, perché il sale insieme a il limone, in questo caso il mio aceto, bene, cosa fa? Praticamente sterilizza, disinfetta l'uovo, lo rende più salubre. Poi tu prendi un famoso mix che tutti hanno in casa, bene? Prendi l'olio di semi di girasole spremuto a freddo, lo versi dentro. Ecco, la quantità massimo, allora, possiamo dare allora, qualche indicazione ai nostri telespettatori. Sì. Allora, l'aceto quanto ne vuoi, il sale un pizzico, l'olio si parte da una base di 150 grammi. Se poi lo vuoi avere più densa, tu aumenti a 180, a 200, dipende da quanto ti piace. La vuoi più morbida, tu diminuisci. Parti quindi dalla per base ogni di 150 uovo grammi. Circa 150 grammi, 50 grammi sì. Di olio poi di semi. Prendi il tuo mix, lo metti sopra l'uovo e basta che tu lo accendi, no? E piano piano ti sollevi, ma piano piano. Ok, quindi adesso ecco, abbassiamo un po' il volume per non... No, ecco. Ah, ben fatto. Ha già fatto, ecco, vedi che poi ha subito questa densità tipica della maionese, quindi la proporzione con gli ingredienti è importante. Ecco, quindi no, adesso con cosa la mangiamo, Massimo? No, ma questa la puoi mangiare con che tu vuoi, ma poi che cosa fai? Bene, questa è la maionese, diciamo così, classica, no? Che tu puoi praticamente utilizzare per i bolliti, per il pesce, perché tu vuoi. Poi, se ti vuoi divertire, tu prendi, no, un po' di maionese e magari ci metti un po' di paprika dolce. Ecco qua. E tu ti fai una bella maionese alla paprika e tu la abbini con quello che tu vuoi,
no? Ecco. In cui ci può piacere, come tu te la puoi fare anche con la noce moscata. Ecco, no? Quindi maionese fantasia con un po' di spezie, che tanto ce le abbiamo in casa, insomma. Certo, un po' di noce moscata, ma poi farò vedere anche ora un'altra cosa, no? Bene, perché a me piace farla, per esempio, anche con l'aglione, che è la parodia di una famosa salsa all'aglio. Bene? Certo. Bene? Questa qui che ti faccio ora è con l'aglione, parodia della salsa all'aglio, ma poi ti puoi anche divertire, bene? Sempre. Fantastico. In ecco questa qua. Maniera tu puoi cambiare tutto quello che tu vuoi, ma quello che mi dispiace è che non la puoi assaggiare. Lo so, dobbiamo rimediare Massimo, dobbiamo invitarti qua in studio così. No, la fai da te, te l'assaggi, ma poi se per esempio prendi un po' di rucola, la metti dentro e tu ce la frulli, ma puoi mettere del radicchio rosso, quello che vuoi fare. No? Ecco, adesso stai mettendo la rucola, giusto? Ho messo un po' di rucola all'interno e tu ti rifai un'altra maionese particolare da abbinare magari con qualcosa di estremamente diverso. Ecco, allora. Ma in un attimo, hai visto? Benissimo, allora non abbiamo più scuse, quindi abbiamo la ricetta semplice, veloce della maionese. E poi queste, ecco, queste idee sfiziose con davvero pochi secondi, basta aggiungere un po' di spezie, un po' di rucola sempre mixata con la maionese appena pronta. Quindi per i nostri aperitivi, per accompagnare insomma carni o insomma altre pietanze, ormai dobbiamo essere autonomi. I nostri telespettatori devono essere pronti a fare la maionese. Allora, grazie al nostro chef, al nostro oste, come gli piace essere chiamato, Massimo Rossi, grazie per la simpatia e anche per le idee che ci porti ogni settimana. Ci rivedremo quindi la prossima settimana con altre tue proposte. Noi chiudiamo qui questa puntata di oggi di Spunti e Spuntini. Vi ricordo l'appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì con la nostra trasmissione a partire dalle 18:30. Grazie per averci seguito, una buona serata a tutti voi.